Buongiorno, oggi è mercoledì ed è il 7 giugno del 2017. Vorrei riprendere, perché so che ha fatto molto bene, la meditazione di ieri pomeriggio. È tutto nata da una discussione tra me e il mio amico Bruno. Parlavamo delle cose della vita, e si parlava di ferite, si parlava di cicatrici, e lui è uscito con questa bellissima meditazione, ispirazione che ho voluto subito condividere. Magari approfondiamo qualcosa in questa mattina, perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di questo messaggio. Gesù, quando apparve ai discepoli 8 giorni dopo la sua resurrezione, scritto in Giovanni 20, versetto 28, se non sbaglio, che lui apparve. E in quell'occasione c'era pure Tommaso. Tommaso, che era stato incredulo della risurrezione del Signore, Gesù apparve e andò direttamente da lui, direttamente da lui. E gli mostrò i segni, gli mostrò i segni dei chiodi, i segni del flagello, i segni nel costato. Ed è chiaro che non erano ferite aperte, erano dei segni, erano delle cicatrici. E ieri proprio pensavamo a questo concetto bellissimo: Gesù non mostra le ferite, Gesù mostra le cicatrici, come il segno chiaro di qualcosa che ha fatto l'uomo, ma è il segno di qualcosa che Dio può guarire. E quanto è importante per noi, tutti noi, che siamo feriti e a nostra volta feriamo altri, che subiamo delle cose ingiuste e magari facciamo delle cose ingiuste verso le persone. Quante volte il nostro operato, il nostro parlare, il nostro agire, le nostre reazioni non sono altro che la risposta ad una ferita che abbiamo ricevuto o a delle ferite che ancora non si sono rimarginate. Questa probabilmente è la cosa più ricorrente nella nostra vita. Ci sono delle ferite a volte che noi desideriamo che non si chiudano mai. Perché? Perché quelle ferite mantengono quell'odio o quell'astio o quel rancore, e quindi in un modo o in un altro, attraverso quelle ferite aperte che noi vogliamo mostrare alle persone, vogliamo farla pagare a chi magari ci ha ferito, o a chi magari ci ha fatto del male, o a chi magari pensiamo ci abbia fatto del male, o pensiamo che ci abbia ferito. In ogni caso, a volte certe ferite non vogliamo chiuderle, non vogliamo che siano guarite, perché c'è una scena che mi ha fatto sempre riflettere nel film Il Conte di Montecristo, la storia di quest'uomo che venne incarcerato, questo ragazzo venne incarcerato ingiustamente, e nei suoi anni di prigionia studia in maniera scientifica la sua vendetta. E quando lui esce dal carcere, riesce a scappare dal carcere, si ritrova insieme alla sua amata, verso la quale lui aveva anche questa forma di astio e di rancore, e prima di baciarsi, di ritornare insieme, lei le dice: lascia andare quest'odio che hai, lascia andare questo rancore che hai. E lui dice: mi hanno levato tutto, mi hanno levato ogni cosa, ma per favore non levarmi anche tu quest'odio, perché l'unica cosa che mi porta avanti e che mi spinge ad andare avanti. E a volte è così nella nostra vita, perché non vogliamo che certe ferite si chiudano, perché quel ricordo, quella che alimenta il rancore, alimenta l'odio, anche se magari non lo vogliamo ammettere, alimenta quell'astio dentro di noi, e quella cosa che ci spinge ad alzarci la mattina e a pianificare determinate cose. E poi magari siamo lì qualche minuto dopo a pregare, a ringraziare Dio e a fare la nostra
la nostra parte, non perché si è ipocriti, ma perché realmente quella ferita è vera e l'amore anche verso Dio è vero, quindi non c'è una falsità, si è veri in ambo, in entrambi i casi, ma sicuramente l'odio, il rancore, il risentimento distrugge le nostre vite e non ci permette di vivere in maniera sana e soprattutto determina anche sempre quello che diciamo, quello che esce dalla nostra bocca. È importante che le nostre ferite siano, diventino cicatrici, perché la ferita parlerà sempre della capacità dell'uomo di fare del male. Le nostre ferite parlano del dolore, ma le nostre cicatrici parlano del fatto che ce l'abbiamo fatta con l'aiuto di Dio, ce l'abbiamo fatta perché ne siamo voluti uscire, ce l'abbiamo fatta e quello è il segno meraviglioso dell'intervento di Dio nella nostra vita. Che le nostre ferite diventino cicatrici, perché se non diventino cicatrici si infetteranno, produrranno pus, andranno in cancrena e faranno un grande danno nella nostra vita, nella vita delle persone che stanno attorno a noi. Non c'è nessuna vergogna nel dire o nell'affermare di avere delle ferite ancora aperte. Ma c'è molta più gioia, molta soddisfazione quando magari andiamo da qualcuno e invece di mostrare le nostre ferite, possiamo mostrare le nostre cicatrici, dove lì si vede, sono una testimonianza vera e reale dell'intervento di Dio. Dio non cancellerà mai le cicatrici dalla nostra vita. Dio chiuderà quella ferita, la sanerà, la curerà. Ma la cicatrice non passerà perché quella cicatrice è la testimonianza che Dio ancora una volta è stato fedele nella tua vita. E questo è quello che succederà. Io voglio dichiararlo nel nome di Gesù in questo giorno, che c'è un processo di guarigione che sta avvenendo nella tua vita, che sta avvenendo nelle nostre vite e le nostre cicatrici saranno come delle medaglia al nostro petto, non per dimostrare quanto siamo stati eroici, ma per dimostrare che il nostro eroe e il nostro Padre Celeste si prende sempre cura di noi e possiamo toccare le ferite, toccare, scusate, le cicatrici e non sentire più il dolore. E mentre sentiamo sotto di noi quella pelle un po' rialzata, arricciata, possiamo ricordare anche con gioia quella ferita che ci è stata fatta perché riconosciamo che in quel processo di guarigione lui è venuto e ha toccato le nostre vite. Non vergognarti delle tue ferite, ma permetti a Dio di stendere la sua mano e guarirle, perché le ferite parlano continuamente di dolore, le cicatrici parlano continuamente dell'amore. Una buona giornata.